presidente Marisa Tiberio, dalla spiaggia di Torino di Sangro parte quella che è una nuova battaglia, diciamo, possiamo chiamarla, della vostra associazione di categoria. Le multe a chi acquista merce contraffatta. È un cambio di prospettiva rispetto a quello che è stato fatto fino ad oggi, però avete i dati di Milano Marittima che fanno capire che questa è la strada da prendere. Assolutamente sì, Confcommercio, tutto il sistema Confcommercio ha sempre molto a cuore il tema della legalità e quindi dell'abusivismo e della contraffazione. E già da 2 stagioni abbiamo iniziato con Federmoda una campagna di sensibilizzazione, in particolare sull'abusivismo sulle spiagge. Quest'anno si è aggiunta un'altra campagna di FIPE, Federazione di Pubblici Esercizi, e il SIB, Sindacato dei balneatori, che hanno fatto una convenzione con il MISE e a supporto di quei comuni che da soli non sono in grado di fronteggiare l'annoso problema dell'abusivismo, soprattutto per carenza di agenti di polizia municipale. Abbiamo preso ad esempio la Best Pratics di Milano Marittima, che in 2 stagioni ha completamente chiuso le spiagge ai Vucumpra, quindi un successo di risultati che ci deve essere da esempio. Il popolo è sovrano, quindi se questi abusivi non hanno acquirenti, spariscono dalle nostre spiagge, ma c'è già una legge che multa gli acquirenti da 100 a 7.000 euro. Noi oggi abbiamo proposto una multa educativa di soli 25 euro perché vogliamo sensibilizzare l'acquirente e non rovinare le vacanze a bagnanti che sono ospiti delle nostre spiagge, delle nostre bellissime spiagge, e la spiaggia di Torino di Sangro è un fiore all'occhiello della nostra provincia. È un'iniziativa che poi porterete anche in altre località. È un'iniziativa che parte oggi dal comune di Torino di Sangro con il sindaco Silvana Priori. È per il sindaco sicuramente una scelta coraggiosa, ma ci ha riconfermato il suo impegno, e io ho sempre molta fiducia del coraggio delle donne. Sindaco Silvana Priori, questa decisione di puntare su una norma che già esiste, quella di multare chi acquista merce contraffatta, ma che fino ad oggi non è mai praticamente stata applicata, è una scelta coraggiosa e impopolare. Perché la fate? Coraggiosa e impopolare perché ci rendiamo conto che i bagnanti non sono consapevoli dell'illegalità che si nasconde dietro il commercio abusivo. Dietro c'è la criminalità organizzata, c'è lo sfruttamento della manodopera, ci sono lavoratori in nero, c'è mancanza di rispetto di quelle che sono le aziende che vivono nella legalità, quindi che rispettano le leggi e quindi creano l'illegalità, crea un danno all'economia, al tessuto sociale, sono perdite di posti di lavoro. E quindi vogliamo, oltre a fare un'intensa azione di sensibilizzazione dell'utenza balneare, infatti su Radio Long Beach gira già il messaggio dell'acquista consapevole, non acquistare il prodotto contraffatto, faremmo questa multa educativa, cifra simbolica di 25 euro, proprio per richiamare l'attenzione del consumatore a non acquistare dagli abusivi, ma acquistare dal mercato legale. E poi insieme a Confcommercio e alle altre associazioni legate a Confcommercio, alle forze dell'ordine, continuerà l'azione di Sì, controllo. allora le azioni di controllo sono sempre state fatte. L'ultima è stata fatta proprio lunedì scorso, 11 carabinieri, 2 agenti di polizia municipale. Abbiamo sequestrato il materiale contraffatto, denote Griff, Prada, Gucci, piuttosto che. Però questa azione, noi non possiamo tutti i giorni impegnare questi personali e questi mezzi per il contrasto, solo e limitato al contrasto dell'abusivismo commerciale. Perché fatta lunedì, stamattina l'abbiamo già visto durante la conferenza stampa, i Vucumpra che andavano sulla spiaggia nuovamente a vendere il materiale contraffatto. È chiaro quindi che la migliore risposta è quella di sensibilizzare l'utente e invitarlo a riflettere sul gesto che sta facendo, perché si rende complice di un mercato illegale, e quindi sicuramente se ci sono tanti venditori è perché ci sono tanti acquirenti.
Noi siamo felicissimi della presenza turistica del nostro meraviglioso lungomare, ci auguriamo che sia sempre maggiore e vogliamo sempre migliorare nella qualità dei servizi e dell'accoglienza, però abbiamo bisogno del loro aiuto.